testimoni di Geova, quando sono oggetto di critiche a motivo delle loro assurde convinzioni, invece di riflettere, si indignano e a volte contrattaccano. Spesso nel mio canale ricevo commenti dai testimoni di Geova che invece di analizzare obiettivamente i miei video, magari confutandoli, attaccano la mia persona. Molti loro commenti non vengono pubblicati perché non lascio passare i commenti eccessivamente offensivi. Io mi chiedo, perché mettere la cosa sul personale invece di confutare realisticamente e correttamente le mie affermazioni? Innanzitutto desidererei che quelli che si affacciano sul mio canale prendessero visione della grafica della mia copertina. In essa viene riportata una frase che è scritta sulla Svegliatevi dell'8 settembre 1997 alla pagina 6, e cioè che non c'è nulla di male se una persona cerca di confutare gli insegnamenti e le pratiche di un gruppo religioso che ritiene in errore. Siccome questo è anche il mio pensiero, dovremmo essere d'accordo sul fatto che confutare le pratiche di un gruppo religioso non significa offendere. Allora, perché vengo accusato dai geovisti di parlare male di loro se io mi limito solo a confutare i loro insegnamenti? Infatti, alcuni geovisti non capiscono neanche la differenza tra confutare e offendere. Uno di loro mi ha scritto: non vedo perché offendere chi ha un credo diverso. Quello che ci insegna Gesù non è quello di smascherare le false dottrine. Non giudicare se non vuoi essere giudicato, dice la scrittura. A parte il fatto che io non offendo né giudico, ma mi limito a informare e a smascherare una setta che si rende responsabile di migliaia di morti per la proibizione delle trasfusioni di sangue, per l'insabbiamento della pedofilia e per lo sfacelo di migliaia di famiglie con il disumano ostracismo. È sbagliato avvertire le persone indicandogli le conseguenze a cui vanno incontro se entrano nella setta geovista? I testimoni di Geova, invece, non risparmiano nessuno in quanto a denigrazione e ingiurie. Nel libro Potete vivere per sempre su una terra paradisiaca, alla pagina 28 e 29, è scritto: senza dubbio, in nome della religione, si fanno molte cose che ritenete sbagliate. Spesso si sente di persone che vivono in modo molto immorale, pur essendo membri rispettati della loro chiesa. O forse sapete di capi religiosi che si comportano molto male, ma che continuano ad essere accettati dalla loro chiesa come valide guide religiose. Alcuni ecclesiastici dicono che l'omosessualità e i rapporti sessuali fra persone non sposate non sono sbagliati, ma forse sapete che la Bibbia non dice così. Mentre alla pagina 29 viene mostrata una vignetta denigratoria nei confronti di ecclesiastici della cristianità. Le chiese delle varie religioni vengono identificate dai geovisti come la grande meretrice chiamata Babilonia la Grande, che commette fornicazione con i re della terra, cioè con i governanti di questo mondo. Ecco cosa dicono alcune loro pubblicazioni che passano in sovraimpressione.
i testimoni di Geova non risparmiano critiche e offese neanche verso le istituzioni governative, dicendo che esse sono sotto il controllo del diavolo e sono ispirate da Satana. Inoltre si sono accaniti contro l'ONU, vale a dire l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dicendo che è la blasfema contraffazione del Regno di Dio e che essa rappresenta la bestia selvaggia del libro biblico di Rivelazione e che infine subirà la distruzione da parte di Dio. Questo ed altro viene mostrato in alcune pubblicazioni geoviste che passano in sovraimpressione. Avete notato? La Watchtower non si limita a confutare, che non significa altro che controbattere un'affermazione erronea o infondata. Loro accusano le varie chiese della cristianità dicendo che sono false, che vivono in vergognosa lussuria, che sono avide, idolatre, che fomentano guerre e che si alleano con politici corrotti. La Watchtower accusa anche le istituzioni governative dicendo che sono malvagie, blasfeme, che si alleano e cospirano per operare contro Dio. Dice inoltre che queste istituzioni, in primis l'ONU, viene identificata come la bestia selvaggia di Rivelazione e saranno annientate da Dio. Oltre alle denigrazioni verso le chiese e verso le istituzioni governative, i geovisti si esprimono in modo malevolo anche verso le persone in genere, chiamandole mondane. Al riguardo si visualizzi il mio video riportato nella descrizione. Infine verrà esaminato come i geovisti considerano i loro fratelli che vengono disassociati o che per varie ragioni decidono di dissociarsi volontariamente. Anche verso di loro vengono usate espressioni denigratorie, come ad esempio malati, subdoli, lievito, che fanno discorsi che sono come cancrena, cane che torna al suo vomito e scrofa che torna a rivoltarsi nel fango,
persone con un cuore cattivo, persone legate al male e apostati. Prima che passa la loro letteratura in sovraimpressione, desidererei far notare la loro errata e sleale applicazione delle sacre scritture. Gli apostati che sono disapprovati da Dio sono quelli che si allontanano da Lui, non quelli che si allontanano dalla Watchtower. Anche il cane e la scrofa sono quelli che lasciano il sano insegnamento, non quelli che lasciano la Watchtower.